Così vorresti sentire una storia, eh? Un'epica avventura nello spazio. Ah, sei nel posto giusto. Ho proprio quello che fa per te. La mia storia comincia qui, sullo sperduto pianeta di Pandora. Lo chiamano un deserto, pieno di avidità e violenza. E lo è, ma è anche ricco di opportunità. Solo per chi sa coglierle, ovviamente. Cacciatori della cripta vagano per le terre di confine alla ricerca di tesori alieni. Mio padre mi narrava le loro imprese quando ero solo un mini Marcus. E ora tocca a me raccontarle. Immagino ti chiederai che tesori custodiscano queste cripte. Fama, ricchezza, potere o stupidate come carità e famiglia. Che ne so io? Usa la tua immaginazione. Qualunque sia il tesoro, un cacciatore deve avere la volontà di strapparlo dalle avide mani del destino. La mia storia parla di una banda molto speciale di cacciatori. Il loro viaggio è appena iniziato. Sono coraggiosi, affamati. Forse il vecchio Marcus vuole raccontarti la loro storia perché in qualche modo glieli ricordi. Ma giusto un po', non montarti la testa. Sono arrivati qui per rispondere al richiamo di una sirena. Il suo nome è Lilith. Ed è una vera eroina, la salvatrice di Pandora. E non una volta sola. Le serve una squadra per trovare una mappa. La mappa di tutte le cripte della galassia. Ma non è l'unica. Un potere oscuro s'aggira per le terre di confine. Una minaccia che nessuno nella galassia ha mai affrontato prima. La mia storia comincia proprio qui su Pandora. Dai nostri nuovi cacciatori e dalla sirena che li guida. E soprattutto...
È una bella giornata, piena di opportunità. Allora, chi vuole venire? Ah, ok. Questo è il momento della nostra avventura in cui dobbiamo scegliere il nostro personaggio. Capito. Comunque sia, abbiamo visto che Pandora è un posto abbastanza caotico. Mi sa che la pace qui ce la possiamo dimenticare. E con questa frase vi do il benvenuto al nuovo progetto Borderlands 3. Di sicuro sarà una bella avventura, però ci mettono subito di fronte a una dura decisione. Dobbiamo scegliere il nostro personaggio. So che c'è la sirena Amara, con i suoi poteri elementari. Poi c'è Fleck, che ha tipo gli animali che lo aiutano. Zane, che ha due specialità, se non mi sbaglio, però non può avere le granate. E Mouse, che ha un tipo di robot gigante che è abbastanza potente. Chi scelgo? Ok, credo che sceglierò Mouse, perché lei me l'aspetto come un personaggio un po' più offensivo, però allo stesso tempo non sprovveduto. Col suo robot dovrei poter tenere a bada tutti i nemici. E vediamo. Forse più avanti mi accorgerò che la decisione che ho fatto è sbagliata, però mi sa che sono tutti forti, quindi prendere uno vuol dire sacrificare gli altri tre. Direi buttiamoci e vedremo poi più avanti come sarà. Un nuovo cacciatore della cripta, eh? Io sono Marcus. Hai scelto un buon momento per arruolarti nei Crimson Rider. È bello vedere che è sopravvissuto qualcuno. Sono Lilith, comandante dei Crimson Rider. I banditi che hai combattuto fanno parte di una setta e sono alla ricerca della mappa delle cripte. Dovremo essere più veloci. Più avanti troverai uno dei miei. In bocca al lupo. Voce nella testa. Che strano. Questa è la tua fermata, cacciatore. Ottimo. Carica d'armi e pronta a tuffarmi nel bottino. Non farti ammazzare. Mi spiacerebbe perdere un nuovo cliente. Stai tranquillo, non mi perderai. E benvenuto su Pandora! Ehi! Tu devi essere la nuova recluta! Sono un robot steward CL4PTT, ma chiamami pure Generale Claptrap dei Crimson Rider! Tu come ti chiami? Mouse, artigliera di prima classe, ex battaglione meccanizzato Vladov. Grazie! Prenoto subito la tua lapide, perché non si sa mai. I rifiuti umani che hanno provato a farti fuori sono i cosiddetti figli della cripta, una setta di banditi dediti alla cieca adorazione di due inquietanti figuri. A proposito, visto che sarai a mia completa disposizione, ti servirà un eco. L'Eco 3, leggermente più potente dell'Eco 2, al doppio del prezzo. Certo, gli Eco 2 avevano quel problemino di combustione spontanea. Pare che ora li vendano con le granate. Apri le orecchie, recluta. Lilith ci ha ordinato di conquistare un centro di propaganda dei figli della cripta. Facciamo vedere a quei fanatici che non si scherza con i Crimson Rider. Seguimi, recluta. Gloria e onore! Ok. Sono allora qui. La visuale mi sembra che vada abbastanza bene. Prima che si compia la nostra terrificante vendetta, dovrai registrare il tuo eco presso questo cambio rapido. Una volta sconfitti quei banditi sarò famoso. E quando sarò lì a firmare autografi, vorrei che mi difendessi dalle mie future legioni di fan / stalker adoranti con il massimo dell'eleganza. Ok, questa qui mi sembra carina. Pianto! Ci è mancato poco. Ok,
Ok, così dovrebbe andare bene. Interessante. Per la testa ho solo questa. Ok. Già che siamo rosso neri, usiamo anche questo, rosso e nero. Emote. Ok. Per il resto non ho niente. Ok. Un contratto con l'utente? Che noia! Non temere, le corporazioni vogliono solo il nostro bene, tranne la DAL e l'Hyperion. E lasciamo perdere. Il centro di propaganda è da questa parte! Un cancello chiuso! No! Non può essere! Questa missione è un fallimento! Pensa, Claptrap, pensa! Sei forte e coraggioso e tutti eseguono sempre i tuoi ordini. Ci sono! Apri quel cancello, recluta! È il tuo superiore che te lo ordina! Qui, questo cancello qua. Ok. Non montarti la testa! I controlli sono simili a Apex Legends, quindi credo che mi ci troverò bene. Salta, recluta! Il centro di propaganda è più avanti. Quegli sciroccati stanno ammazzando Ryder a destra e a manca. Mi hanno veramente scaccato le palle! Ma ho un piano a prova di gonzo per spaccare i loro culi infervorati! Ho nascosto una scorta d'armi qui vicino. Segui i miei passi. Furtivamente! Che parole. Furtivamente. Ok, furtivamente per me vuol dire qualcos'altro. Quando avremo completato la missione, Lilith dovrà promuovermi a super generale. Indietro! Però alla faccia del furtivamente. Rilassati, su Pandora c'è da preoccuparsi quando niente esplode. Ora prendi l'arma, recluta, ne avrai bisogno. Proprio come me, queste armi non sono vincolate alla propria funzione primaria. Io so ballare e cantare. Alcune armi offrono anche una modalità secondaria. Provala! Seguimi, recluta! Li convincerò ad accettarmi come loro re, poi potrai comodamente massacrarli a sangue freddo. Guarda e impara, recluta! Ehi là! Bella strategia. C'è qualcuno? Chissà cosa potrebbe andare Io storto. sono Shape, sacro influencer dei figli della cripta! Cosa vuoi da me, Merbot? Salve, signor pazzo sanguinario! Io sono Claptrap, super generale del Crimson Rider, colui che ha sconfitto il distruttore! Siete completamente circondati! Fateci entrare e potrei perfino mostrarvi pietà. Ok, fammici pensare un attimo! Si fanno chiamare figli della cripta, ma sono pur sempre dei banditi, vale a dire incredibilmente stupidi! Va bene, ci arrendiamo! Non ucciderci, Kakabot, ti prego! Proprio come pensavo! Aprite le porte e fate largo al vostro nuovo re! Calma! Calma! Sono subito da voi! Non muovetevi di un centimetro! Trappola, io mi sposto. L'abbiamo! Anzi, ce l'ho fatta! Un'altra vittoria per il Crimson Rider! Togliti, Sembra ecco. strano, cosa mi succede? Nome dei Calypso!
Cosa, di morire? Sì, è proprio il tuo momento. Ok, allora questa è la modalità alternativa. Ti andrà meglio nella prossima vita. Ti dimostrerò il mio valore, Tainin! L'oscurità mi abbatte! Magbot, sarai il mio nuovo vaso da notte! Ti cagherò in testa! No! Retro, no! Piccolo problemino, come faccio a curarmi? Claptrap a volte è un po'... Beh, Claptrap, ma è pur sempre uno di noi. Ti toccherà salvarlo, temo. Sarò lì tra poco. Ok, c'è un bel po' di roba che possiamo prendere. Bene, perché probabilmente mi serviranno altre munizioni, che queste qui di sicuro non bastano. Ma anche così... ha poche munizioni. Facciamola finita. Ok, scudo dov'è? Ma prima cerchiamo un po' di munizioni. Perché anche se ne abbiamo un bel po', di sicuro ce ne serviranno altre, perché da quel che ho visto diventa sempre più difficile. E se adesso abbiamo bisogno di uno scudo, forse ci attende o un boss fight o qualche nemico un po' più potente. Di sicuro. Allora, scudo. Mi segnala questa parte della mappa. Da questa parte. Ok, qui sopra. Hai trovato uno scudo! Ora sei invincibile! Cioè, non esattamente, ma almeno non morirai al primo colpo! Muovi quelle chiappe ed entra, recluta! Ehi, sì! I tuoi stupidi amici sono morti! Ti Ok, proviamoci. Ecco boss fight. Che corpo sproporzionato. Chi è Hulk?
Aia. È forte, non c'è che dire. Il tuo scalpo è il mio biglietto per la gloria eterna. Perfetto, wow. Congratulazioni, hai guadagnato un livello. Salendo di livello la tua energia aumenterà permanentemente. Inoltre energie e scudi vengono subito ricaricati. Hai anche sbloccato le tue tre abilità d'azione. Per scoprire i loro effetti ed equipaggiarle, premi il pulsante principale e accedi alla schermata delle abilità. La croce sul fanatico dei coltelli. Morto stecchito. Un punto per i Crimson Rider. Tu e Claptrap ripulite l'area. Sto arrivando. Se ripuliamo. Bisogno di munizioni. E qualsiasi altra cosa riesco a trovare. Recluta, sei ancora tra noi? Se sì, fammi scendere. I comandi sono al secondo piano. Un attimo. Che cattiveria, lo faccio aspettare mentre io mi cerco la roba buona. Dov'è? Ok, qui abbiamo tutto. Non vedo nient'altro. Credo che abbiamo il massimo di delle cose che possiamo avere. Forse ci serve uno. Ci serve uno zaino o qualcosa. Però vorrei avere un po' più di munizioni. Ecco. Rianima. Che c'è? Vuoi lasciarci la pelle così? Ho vinto! Ho affrontato e fatto fuggire gli FDC con la coda tra le gambe tutto da solo! Ora non resta che annunciare la vittoria a Lilith! Tutto da solo, eh? Nessuno ti ha aiutato. Che bravo! Si prende tutti i meriti! Che? Ah, quello è Lilith. È il nostro capo. Mela. Lilith, sono fiero di informarti che l'operazione Claptrap di Troia è stata un successo. Ed è solo un merito mio. Ci scommetto. Allora, la setta ha distrutto tutte le altre fortezze dei Crimson Rider. Quindi per ora dovremo accontentarci di questo posto. Come ti chiami, killer? Mi chiamo Mose. Tu sei la voce nella mia testa, giusto? Già. Pensa un po', non è neanche lontanamente la cosa più strana che ti capiterà su Pandora. Sul serio. Però grazie di aver risposto alla mia chiamata. I numeri non sono dalla nostra parte, ma abbiamo ancora qualche speranza grazie a te. Ti do il benvenuto nei Crimson Rider. Pandora è un posto pericoloso. Quel mod ti tornerà utile, vedrai. Ti consiglio di equipaggiarlo prima di cominciare. Fammi sapere quando possiamo iniziare. Ok. Bene. Qui, abilità d'azione. Ok, qua sono le nostre abilità. Mouse può scegliere tre diverse abilità d'azione. Orso di ferro. Il mech di Mouse può essere equipaggiato con numerose abilità d'azione. Prova le diverse combinazioni di abilità oppure raddoppia quelle che più preferisci. Equipaggia le abilità d'azione
nei slot, nei due slot di Orso di Ferro. Ok. Il V35 è un lanciagranate semiautomatico. Il mod granate di Moles non ha effetto sulle granate del V35. Ok. Il cannone a rotaia spara proiettili elettrificati ad alta velocità che infliggono danno elettrico. Il minigun è in grado di sparare per periodi prolungati. Se usato troppo a lungo, però, il minigun si surriscalderà e diventerà inutilizzabile per qualche secondo. Ok, direi che così va bene. Pronta a lanciare granate e sbrindellare sciroccati. D'accordo. Lasciatelo a me. Ehi, senti anche tu delle urla sanguinarie? Altri FDC, vediamo come te la cavi. Ce ne sono troppi! Siamo spazzati! Ma quella di fuoco! La dea regina la vuole morta! Sono tornato. Uccisione multipla! Wow, il mech è forte. La mia vita per la mia famiglia. Questo dovrebbero metterlo su Fortnite Battaglia Reale. Ah sì, giusto, c'è già. Combatti bene, Kim. Perfetto. No, ma il mech è bestiale. Ok, mi sa che ho scelto il personaggio giusto. Ma non è OP sta roba. Bene, una base l'abbiamo trovata. Forse comincia a girare per il verso giusto. Forza, killer, seguimi. Ok. Ti faccio un riassunto. Tempo fa abbiamo trovato una mappa di tutte le cripte sparse per la galassia. Sembra incredibile, vero? Ma non immaginavo che ci avrebbe resi un bersaglio così appetitoso. Siamo stati attaccati e la mappa è sparita. È da allora che la cerco. Di qua. Concentrata com'ero sulla mappa, non mi sono resa conto che Pandora stava cambiando. Un tempo i banditi si facevano la guerra per divertimento. Ora sono tutti parte della stessa setta. I figli della cripta? Esatto. Vieni, diamo un'occhiata in giro. I loro capi sono i gemelli Calypso e li adorano come fossero divinità. Sono convinti che la mappa mostri la via per quella che chiamano Grande Cripta e massacrano chiunque si metta sulla loro strada. Ci è giunta voce che un clan di banditi ha trovato un manufatto alieno nel deserto. Siamo qui per scoprire se si tratta della mappa. Chiuso? Ma non per una sirena. E anche Shiv è andato, recluta! Sapevo che ce la potevi fare! Ah, lei può passare attraverso le pareti? Resto di guardia! Interessante. Ma che vuoi tu? Qui c'è qualcosa che posso prendere? E questo cos'è? Delle cripte, manda un emissario e invitali a far parte della nostra sacra famiglia. Non perdere tempo, gli dei gemelli hanno fame. Molto bene, lo sapevo. L'accampamento degli spaccasole è qui vicino. Apro il cancello. Forza, di qua. Ok, va bene, credo che questa parte la faremo nel prossimo episodio. Comunque direi che è un bel inizio. Vediamo ancora qui cosa c'è. Soldi, di sicuro ci serviranno. Qua, interessante. Bene, però direi che per questo episodio può andare bene. Sinceramente io già mi sto divertendo un sacco e veramente sto vedendo che l'eroe che ho scelto credo che sia quello giusto per me. Comunque sia, più avanti lo vedremo e scopriremo di che cos'altro è capace.
Mi raccomando, non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, così anche altri potranno vederlo. E niente, a questo punto vi aspetto al prossimo episodio di Borderlands 3. Mi raccomando, non perdetevelo. Saluti dal vostro Eporion.